Ciao Gnappa Family, sono tornata con un nuovo Get Ready With Me. Mi fanno male da morire gli occhi questi giorni perché non ho dormito moltissimo, ecco. Non ho dormito molto perché sono stata un bel po' in viaggio. Questo periodo sono stata un po' di qua, un po' di là e a me viaggiare mi uccide. Infatti sto un po' molto cessa, però vabbè. Allora, che vi dico? Innanzitutto ho già annunciato su Instagram che avrei fatto questo Get Ready With Me per parlare della mia situazione sentimentale. E voi tutti quanti gasatissimi, anche se non ho una vita chissà quanto interessante. Però magari ci confrontiamo e capite che ne so, un po' il mio punto di vista, un po' per conoscersi meglio, un po' per semplice curiosità, vabbè. Sono molto cessa, coi capelli corti, la mia cubana è andata non so dove, quindi sto con le clip che trovo scomode. Cioè non ho pazienza io per sta a mettere i clip e sto veramente molto affranta. Ok. Ho messo un po' di fondotinta così perché sto iniziando a fare le lampade e a me il sole o la lampada mi migliora molto lo stato della pelle. Certo, c'ho un bel po' di occhiaiette perché non dormo. Poi stanotte ho fatto pure un incubo tra l'altro, quindi. Però ce l'ho chiare al punto che me le copre il fondotinta, quindi non ci stanno manco. C'è cioè manco l'esigenza di usare correttori. Mo' da usare sto correttore di Too Faced marrone perché volevo fare un po' di contouring con un pennello figo che mi sono presa su AliExpress, me ne sono presi tipo tre. Che mi sono arrivati un sacco di correttori. Scusate, ho intruppato. Sono arrivati un sacco di correttori. Dentro qua, cioè, tipo io gasatissima qua mattina. Allora, Ah, comunque, il trucco che sto andando a realizzare, volevo fare due Get Ready With Me di fila. Magari vi metto tipo uno e poi il 2 per farvi capire che insomma è questo e l'altro, perché vi volevo far vedere due trucchi molto semplici che io uso quando vado de corsa, diciamo i miei trucchi nude, che poi magari alla fine per molti non saranno manco tanto nude, però secondo me sono i trucchi tipo che io uso, sai, quando voglio fare tipo quella delicata, ecco. E quindi niente, dove in realtà mi concentro più sulla base e gli occhi li lascio, diciamo, per i miei standard molto naturali. Faccio un po' di contouring così. Ok. Vi volevo dire un'altra cosa. Oggi è 5, quindi probabilmente questo video lo carico domani. E vi volevo ricordare che il 6 alle 16, quindi se vedete il video, no, lo vedrete il 6, quindi oggi alle 16 esce il videoclip degli Still Novo. Vi lascio il link giù nel box dove ho partecipato anch'io. E quindi niente, se lo volete andare a vedere ci sono anch'io, poi fatemi sapere se la canzone vi è piaciuta, se vi è piaciuta la mia performance, non lo so. Vabbè, se vi va andatelo a vedere. La canzone si chiama Ciao. E io mi chiamo Mia. Vi volevo fare un video con tutte le cose che ho preso da Primark, perché sono andata da Primark al centro commerciale di Arese. Adoro, 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 adoro follemente Primark. Però, visto che ho comprato quasi tutto, che ne so, per mia sorella, per mia madre e per l'altra mia sorella, così, quelle lo volevano subito, io ho dovuto dare la roba. Io non trovo mai ordito a fare contouring, non c'è niente da fare. E io ho dovuto dare cose, quindi non vi posso far vedere niente di che, cioè mi hanno tolto tutto quello che vi potevo far vedere. Io, ecco, per me è giusto un pantaloncino, mi sono comprata, mi sono comprata, se sai, calzini, cioè i calzini, fermatevi, cioè ve li devo far vedere. Calzini, questi li amo, cioè non so se li vedete rosa, però
rosa neon, in realtà sono tipo un rosa pescoso, non so, fantastici. Il Krumpiget, cioè io lo adoro, cioè, mi piace a tutte le sue pagine, quel gatto è un cazzato nero che gira su Facebook, cioè i calzini con i pompon dietro, fermatemi. I calzini con le super chicche, io amo le super chicche, vabbè, macello. Mi sono presa le magliette che venivano 1,50 euro, cioè quel posto per me è il paradiso. Dietro non fate caso, ma ho buttato tutto quello che c'era nella valigia sul letto e devo sistemare. Questo sarà un video molto chiacchiericcioso, un po' ritorno dalla zingara, però alla fine mi truccavo e allora ho chiamato Get Ready With Me. Non vi preoccupate, fra un po' vi parlo del motivo per cui avete aperto il video. Solo che c'è un sacco di cose da dire, quindi ho detto vabbè, tanto chiacchiero. Basta che chiacchiero di tutto. Sto a fa macello io. Però mi piace più metterlo gordito. Mi piace più metterlo gordito, non c'è niente da fare. Si sfuma meglio gordito. C'ho tutte le cose sotto sopra, qua sulla scrivania c'è un macello. Poi vedo di sicuramente altro. Vabbè, The Primark, cioè mi sono innamorata follemente. Io spero tanto che lo aprano a Roma. Ma teoricamente fra qualche giorno dovrei riandare a Milano. Io andrò, me lo svaligerò e vi farò il video. Ah, ecco che vedo di. Se vi piace, avevo già annunciato su Snapchat, vi farò il video di tutti i miei costumi per il mare. Che poi tra l'altro non so se farvi il video dei costumi per mare e poi il video della mia borsa mare o tutte e due insieme. Vedi, questa è un'altra cosa, fatemela sapere nei commenti. Sono venute due bollicine qua orribili che magari con la luce non vedete, ma ci sono. Odiose. E niente, iniziamo con la mia vita amorosa. Ho deciso di parlarvi della mia vita amorosa perché è una domanda che vi incuriosisce parecchio. Oddio, io sono rincoglionita. Vi avevo detto che sto facendo un make-up molto nude. Il prossimo che vedrete nel prossimo Get Ready With Me è uno che io uso moltissimo, che mi vedete in quasi tutte le foto e mi chiedete sempre di farvi un video, ma in realtà è un trucco semplicissimo. Però ho deciso di farvelo perché alla fine, cioè, in pochi hanno messo mettono il trucco strong, quindi alla fine per stare un po' insieme, una chiacchiera un'altra. Vi faccio vedere i miei due trucchi da tutti i giorni quando vado di corsa, però voglio essere comunque figa. Non so se mi avete capito. Ok, avete capito. E niente, ho perso il filo. Ah, ok. La mia vita amorosa. In tante mi chiedono, Mia, ma perché fai, cioè, la realtà dei fatti, cioè, l'ispirazione per fare questo video è stata trovata sempre, cioè, mi sto incartà. L'ispirazione per fare questo video mi è venuta da una domanda che mi fate spesso: Mia, perché non fai tanti videovlog? Allora, non faccio tanti videovlog. Aspettate che non riesco a vedere. Motivo per cui non faccio tanti videovlog è perché non vengono visualizzati. E non che non, cioè, non so un'attaccata di visualizzazioni, quindi non è che mi frega se non vengono visualizzati, però dico, se non vengono visualizzati è perché non interessa, quindi perché io le devo ammorbare con video che non gli interessano? Cioè, alla fine è anche palloso ritrovarsi video che non interessano, no? E io dicevo, mi sono un po' documentata tutte cose. Praticamente i miei video vlog non interessano perché io sono una persona molto realista e lo so. I miei video vlog non interessano perché io non ho il fidanzato. Non mostro mai il fidanzato, quindi essendo una persona singola a sé a fare sti video che magari mostro con le mie amiche. Sì, è interessante, ma non tanto quanto se avessi un partner per far vedere. Perché alla fine, parliamoci chiaro, uno è curioso pure di vedere come viene trattata, com'è, di qua e di là, perché tutte siamo un po' sognatrici, quindi ci piace guardare le coppie dell'altri. E come un po' se uno guarda programmi tipo Uomini e Donne, Temptation Island, capito? Vi piace essere molto sognatrici. A me no. Perché io sono molto apatica su queste cose. Allora, io sono stata fidanzata e vi dico
2009, sono stata fidanzata 2 anni. Sono stata fidanzata 2009, boh, non mi ricordo le date, scusate. Sono stata fidanzata 2 anni con uno che si chiama Simone. Io nella mia vita rifarei tutto, 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 tutto. Pure ripesa 130 kg e poi ridimagrimme. Nonostante c'è stata una faticaccia assurda. Simone è l'unica cosa che non rifarei. Ma non lo so perché. Non lo so. Non lo rifarei però, cioè. Non mi ci rimetterei insieme manco per tutto l'oro del mondo. E questo c'è pure il nome mio tatuato sul braccio, tra l'altro. Non lo so, non lo so. Sarà una cosa cattiva da dire. Non mi ci rimetterei mai se potessi tornare indietro. Vabbè, sono stata 2 anni con Simone. Dopo sono stata 2 anni con Alessandro. Con Alessandro ci amavamo un sacco, tutto quello che vi pare. Poi per incomprensioni caratteriali, perché comunque io sono Ariete, lui era Toro. Una accoppiata che non vi dico. Io poi sono fissata, fissatissima con i segni zodiacali. Io tutti i giorni guardo Paolo Fox e sta diventando una cosa molto molto triste in realtà, perché sto Paolo Fox con me ci azzecca sempre ed è inquietante sapere quello che ti accadrà nella giornata prima che accada, capisci? Cioè, tipo oggi e ieri mi segnava che avrai 2 giorni molto stressanti, dove sarai nervosa. Io stamattina mi sono alzata con la cosa che non volevo essere stressata e nervosa automaticamente. Questa notte ho fatto un incubo. Cioè, una cosa terrificante, cioè, mi sono messa a piangere a macello perché mi ero così scioccata da st'incubo, non vi dico, decapitazioni, cose strane. Poi sono andata a leggere, tipo, delusione d'amore, ho detto, mamma mia, vabbè. Quindi è iniziata male. Poi ho litigato, per una cosa di lavoro, ho litigato, quindi, cioè, peggio mi sento. È una giornata di cacca. E tra l'altro dice, cioè l'unica presa bene è che domani mi si ripia sto oroscopo, vabbè. E quindi niente, se volevamo tanto bene e i caratteri molto dominanti, perché poi l'Ariete femmina è un carattere tosto, cioè io non l'auguro a nessun uomo sulla faccia della terra. E quindi ci ha portato a ammazzarsi così. Però ecco, siamo ancora in ottimi rapporti. Viene a casa, lui è affezionatissimo a mia madre, quindi ancora viene a casa. Cioè, c'è un bellissimo rapporto. Poi sono stata 2 anni con Cristiano. Cristiano, ci siamo lasciati per incomprensione, in quanto abbiamo avuto tutte e due nello stesso periodo un periodo di stress che ci portava a essere molto nevrotici. Però ecco, Cristiano è l'un cioè è la persona perfetta, forse perché è gemelli, non lo so, io mi trovo una cifra bene con i gemelli maschio. E è una persona, cioè, penso migliore di Cristiano non mi potrà mai capitare più nella vita, mai più proprio. Però ecco, se siamo un po' allontanati, sai, problemi e cose, cresci. Poi sono stata con l'ultimo e purtroppo non è andata nemmeno con quello, perché il mio carattere è molto esigente. Io sono una persona molto esigente, quindi magari non ve venga a dire no, la colpa è solo a mia, cioè la colpa non è mia se le relazioni mi vanno male, no, la colpa è anche mia perché io ho un caratteraccio, perché o si fa come dico io o ciao. Io non riesco più a vedere il disegno delle sopracciglia, per seguire il disegno delle sopracciglia certe volte mi faccio dei pastrocchi allucinanti, il 12 me l'è irritato, meno male. E quindi se mi metto a seguire il disegno faccio un macello, se mi metto a seguire la mia capoccia mi vengono bene, però io sempre fissata che voglio il disegno, allora beh, macello. E quindi niente, io però sono uscita molte volte sui giornali con dei ragazzi, in realtà la cosa viene molto gonfiata dal giornale.
dove scrivono che io ho dichiarato che l'uomo della mia vita, quando in realtà no, era una semplice conoscenza. E mi fa ridere la gente che viene e dice: "Ah, ma come hai detto che solo con lui ti sentivi donna, adesso ti senti donna con un altro, ma per favore". Allora, uno non sai quello che i giornali dicono realmente perché cioè, tu non ci capisci niente, quindi taci. Due, fatti un pacchetto di affari tuoi, una bella porzione di affari tuoi che non fa mai male, fondamentalmente. Vabbè. In realtà io sono una tipa molto esigente e quindi piuttosto che stare con un coglione, preferisco stare da sola. Io non ho bisogno di un uomo. Punto. La sostanza è questa. E sinceramente non è che mi vado a trovare il primo scemo che capita perché devo fare i vlog. Devo farmi visualizzare i vlog. Se ci fate caso, non sono una tipa che mette titoli ambigui per cattura più visualizzazioni. A me queste cose non me ne frega niente. Il mio unico vanto è che piaccio e sono sempre piaciuta da singola, senza essermi appoggiata a nessuno. Non mi servono gli altri, cioè, che soddisfazione c'è nel piacere grazie a un'altra persona? Se piacio, piaccio perché so io, se non piaccio, non piaccio perché so io. Cioè, non so se mi avete capito, vabbè, sono molto patriottica su sto. Sono molto strana, lo so. Io non mi ritrovo i trucchi, raga, 3 ore per fare ste ciglia che sono venute comunque di merda perché questo prodottino qua della NYX che io amo follemente mi si è aperto qua. E ha fatto il panico, è mezzo secco, quindi non si stende bene. E io poi, quando succedono queste cose che mi vengono le sopracciglia storte, divento una iena furestica. Cioè, comincio a spaccare cose perché mi sale il nervoso, capito? Vabbè, dopo semmai me li rifaccio. Allora, non facciamo durare video 8 anni. Io volevo mettermi il mio blush ball di Essence perché questo periodo sto usando sempre. Eccolo! Sto usando sempre questo blush che adoro. Mi piace un sacco. Io ho il numero 30 Cinnamon Candy. L'unica pecca che io trovo a sto blush è che sto un po' ossidato. E ossidato sta per. Cioè, avete presente quando vi diventa qua lucido? Infatti l'ho un po' grattugiato, vi diventa lucido come se fosse tipo un trucco per i bambini. Avete visto quei trucchi dei bambini che non scrivono un cavolo uguale? Si è un po' ossidato. Però è un blush che mi piace un sacco perché oltre che è un colore naturale, un po' shimmerino e quindi ti fa anche effetto illuminante, che però io comunque vado a rimettere. Ti dà proprio un'aria sana all'incarnato e in più con l'abbronzatura, perché ho fatto due lampade, niente di che, perché io lampado, poi mi faccio ritorno bianca, poi mi rilampado, vabbè, sta molto molto bene. Allora, vado a fare il contouring al naso perché ci passo sopra la terra. Io di tutte le terre costose che ho e tutte le cose costose che ho, mi sono fissata di nuovo con questa terra dell'Annica che c'ha l'anni di Cristo e ve l'ho fatta vedere non si sa quanti mesi fa, vabbè. Vi volevo pure consigliare, aspettate, due mascara della Essence che io uso da sola quando vado proprio di frettissima e non voglio mettere cia finte. Uso questo qua, Essence Highlight Long Lasting. Long lashes, scusate, long lashes. Vabbè, questo è lo stress, ragazzi. Questo qua con lo scovolino fatto così e le allunga. E poi vado ad usare questo qui, Get Big Lashes volume, che gli dà più volume. Usati insieme sono fantastici. Mi pare costano 3,50 euro l'uno. Quindi, se volete. Con 7 euro avete due mascara con doppia funzione. Sono veramente belli. Se li provate, fatemi sapere come vi siete trovate. Quanto sono logorroica. Certe volte mi rendo conto che sono proprio logorroica. Mi vado a mettere sulle labbra Honey Love di MAC, che non uso molto spesso ultimamente. Perché io arrivo fino alla fine dei rossetti. Poi quando mi stanno a finire, li poso lì e non li uso più.
niente, gli altri due che avete visto sul giornale in realtà erano semplici conoscenze. Sai, un po' a lontananza. Oddio, già ho parlato 20 minuti. Batteria scarica. Cioè, scarica dei minuti. Vabbè, erano semplici conoscenze perché io ho già detto a mia madre, madre, rimarrò sul gruppo Ne ha vita dentro casa, zitella. C'ho un carattere troppo così che non mi permette. Non mi permette di vivermi bene le cose perché so, tipo, un po' alla ricerca della perfezione, ma non è una perfezione estetica, anzi, perché non cerco quello, io guardo altro, non guardo l'aspetto estetico. Certo, sì, pure l'occhio vuole la sua parte, però devo dire che ho dei gusti abbastanza particolari. Che non lo ricerco bellissimo. E fortunatamente, diciamo, mi piacciono quelli meno belli. E quindi non è quello il problema estetico, ecco. Non è che dici, sai, ricerco un Gabriel Garco, un figo. No, ricerco un figo mentale, cioè uno con un cervello. E non li trovo. Non li trovo proprio. Quindi, piuttosto che accontentarmi, preferisco arrivare da sola. Visto che sono tutti coglioni al giorno d'oggi, la mia frase vincente è: meglio singola che cornuta. Fondamentalmente. Vi ricarico i minuti e mo torno. Eccomi tornata con 25 minuti. Quindi dicevamo che è meglio single che cornuta, perché al giorno d'oggi ci stanno tutti deficienti. Ma io sono una persona molto obiettiva, in realtà non gli do torto, perché nella mia vita io sono sempre stata a favore delle donne. A favore delle donne perché essendo donna non potevo fare che altro. Poi quando mi sono guardata un attimo intorno, perché io ho sempre vissuto un po' nel paese dei balocchi, calcolando che ho fatto 11 anni a scuola tesore, ho avuto una certa educazione, sono sempre stata un po' viziata a casa, quindi io a 14-15 anni già giocavo ancora con le brazze, andavo molto a rilento, capito? Magari a 12 anni già so, le ragazzine di oggi sono più sverte, così. E quindi niente. La frase che a me mi viene sempre da pensare è che da quando il sesso è diventato facile, l'amore è diventato impossibile. Pensateci, se io sono una donna, no, mi voglio far corteggiare da un uomo e niente, passano una settimana, 2 settimane, non gliela do, quello ti fa ciao e va da un'altra. Perché? Perché ormai non sta più a pensare, ah, ok, Tizia non me la dà. Insisto, vabbè, Tizia non me la dà. C'è Caia. Cioè, capito che vi voglio dire? Tizio e Caio. C'è quell'altra, no? E non c'è più la cosa, ah, conquisto una donna. Perché tanto ormai le donne se pensano che a fa così sono fighe, stanno perdendo un po' la dignità, diciamolo. E alla fine fanno lo stesso gioco che vogliono i maschi stessi, capito? Stanno da te, non hanno carattere, pur di piacere, magari, che ne so, esci con uno, questo ti comincia a dare, ma che davvero stai messa così? Ah? E quelle poi ci vanno. Io invece no, piuttosto che sta vicino a persone di merda o comunque piuttosto che fare una cosa che non voglio fare, io me ne sto beatamente da sola. Si dice che prima o poi tutti troviamo qualcuno. Prima o poi pure io troverò la persona. Troverò pure io la persona che fa per me. Ma nel frattempo, cioè, mi tengo stretta l'orgoglio, la dignità e ciao. So che molte non la pensano così perché parecchie delle mie amiche pure sono sottone, eh. Cioè, magari vedo che, ne so, i ragazzi che mettono i corna, loro là così perdonano.
Io boh, una cosa che non concepisco, che non accetto e che non accetterò mai, sinceramente. Oppure l'uomo che stai con uno che guarda tutte. No, io una cosa che no. Io ti cavo gli occhi, cioè. Io ti cavo gli occhi. Vabbè, poi quelli sono caratteri, io non mi metto a giudicare. Perché non me ne frega niente, anche perché c'ho un sacco di amiche così, quindi non me frega. Però io personalmente, cioè, io ti uccido, vedo. Ognuno c'ha quello che si merita, insomma. C'ho ste ciglia che ho preso a 1,59 € 5 paia da AliExpress. Molto naturali, carine, però sono strane, non si attaccano. Mi fanno patire ogni volta. Dai, bella su, attaccati. Quindi niente, questo era il mio punto di vista. Però ecco, non è che perché sono singolo dico che odio innamorati, no, assolutamente. A me piace l'amore. Quando vedo le coppiette felici dico, ah, che belli. Perché sì, perché pure io quando sono stata fidanzata ed ero felice. Quindi non è perché poi non sono riuscita più a trovare la persona che mi fa battere il cuore e allora dico, ah no, non credo nell'amore. No, io credo nell'amore, ma deve essere amore, perché se è passatempo, no, ovviamente. E quindi niente, questo era un po' il mio punto di vista. Mi voglio fare un po' i fatti vostri, sa di. Mi voglio fare un po' i fatti vostri. Fatemi sapere se siete fidanzate, se sì da quanto. Se non siete fidanzate, se siete mai state fidanzate, come la pensate? E che ne so, se siete tipe che perdonerebbero un tradimento oppure no, non so, fatemi sapere un po' di cose, confrontiamo se cose così, insomma. Sta ciglia mi sta a fa patire. E ho fatto un trucchetto molto provo a zoomarvelo. Allora, come vedete, ho messo una ciglia finta più naturale rispetto a quelle che uso di solito. Ora vi faccio vedere se volete via su AliExpress. Sono quelle fatte così. Io ho tagliato un pezzetto perché sennò venivano troppo lunghe per l'occhio mio. Di solito io non le taglio mai. Sono queste fatte così, 1,50 € qua 5 paia. Ho messo sulle labbra la matita OHK, che io uso solo quella di MAC, con Honey Love. Che è un nude un po' più scuro rispetto a quello che uso io di solito. L'illuminante de Mulac color oro, che è Glam, lo adoro. Vabbè, la terra de Anika, che è, vabbè, una terra un po' così. Questo sulle sopracciglia, che dopo vado un po' a sistemare perché l'ho fatto un po' alla cazzo di cane, sinceramente. Il blush di Essence, il mascara vado a usare questo qui, che ho preso proprio per amalgamare la ciglia finta a quella naturale, è il Forbidden Volume. Questo fatto così, costo scolino qua. Mi sono pure zozzata, raga, non ci credo. Niente, non ho niente di che, a parte devo sostenere queste sopracciglia che sono piedose. E vado a mettere un po' di mascara. Questo è il trucco che io faccio quando non c'ho tempo, quando vado di corsa e niente. L'altro che vi farò vedere c'è un po' più di trucco, non è proprio così naturale, però è un naturale più figo. Sai, è un naturale un po' più buttons, capito? E quindi niente, ci tenevo a farvelo vedere. Se volete sapere qualcosa della mia vita più privata, che ne so, magari. Boh. Fatemi sapere qua sotto il tema del prossimo Get Ready With Me. Magari se trovate un argomento interessante, andate a mettere mi piace al commento della persona che l'ha scritto. Così magari me ne accorgo prima vedendo più mi piace. E capisco che insomma è un argomento che vi può interessare. Io mo mi vado a mettere le station. Mi sono ciecata un occhio. Mi vado a mettere le station, le maledette clip, che aiuto. E poi esco al volo a fare dei giri. Quindi, visto che non devo fare niente di questo trucco, mi va più che bene. Certo, è figo perché c'è un sacco di illuminante, quindi fate comunque la vostra porca figura. Però c'è da dire che io ho i capelli corti, non me posso vedere. Però sono cresciuti, raga, qualcuno ce l'avevo qua.
E il bello è che mi sono cresciuti così in 6 mesi. La volta prima mi erano cresciuti allo stesso modo, però in 1 anno e 2 mesi. Boh. Ogni tanto crescono prima, ogni tanto no, vabbè. E niente, quindi ricordatevi che oggi alle 16 esce il video. E fatemi sapere tutto quello che vi ho chiesto nei commenti, non vi scordate. Vi mando un grosso bacio, vi voglio bene e ci vediamo alla prossima. Sono tornata un secondo perché volevo farvi vedere l'effetto con le station. Nel frattempo mia madre con 5 minuti ha sistemato tutto il dietro. Da paura, ma chi te ce manna? E niente, questo è l'effetto con le station. Cioè, ovviamente con le station no, sono un'altra persona perché per me i capelli sono mezza bellezza, però vabbè. Infatti ho fatto un fioretto. Ho deciso che me li farò crescere proprio perché. Certo, se, sempre se ci riesco, perché io ho sempre detto che rinuncerei al trucco, alle unghie, ai tacchi, ma ai capelli no, e sono triste a non avere i miei capelli, quindi me li farò crescere forse prima o poi un giorno. Comunque niente, mi scuso se vi ho recato dei danni morali, psichici, fisici o quant'altro, perché ero veramente cessa in questo video, ma ho una pessima cera perché sono stressata. Poi di mio sono una persona molto ansiosa, quindi mi faccio problemi spesso inesistenti, faccio problemi inesistenti, quindi so stressata, so sfranta dai viaggi che sto a fare, perché poi so viaggi da un giorno, quindi è un'ammazzata, vai, torna. A me mi scombussolano una cifra e magari non ve ne parlo, perlomeno non ve faccio vedere che comunque sono un po' stressata a sto periodo, proprio perché quando aprite i miei video io voglio che passate 10, 20, 30, quanti so minuti di spensieratezza. Però ecco, mo ve lo sto proprio a dire perché mi sono vista proprio brutta, brutta, brutta con una pessima cera. E quindi niente, questo.